Oggi parleremo, anzi parlerà Silvia, di come vendere prodotti con Facebook e Instagram e quindi sostanzialmente vedrete una serie di possibilità molto carine, anche utili per esempio testare la vendita online senza andare a costruire costosi e-commerce, quindi una strategia che può essere usare, testo le cose che vi facciamo vedere oggi e poi eventualmente quando visto che il mercato reagisce. Questo ovviamente andrebbe fatto con un'analisi più approfondita a monte, vado a decidere se investire, se creare un e-commerce più completo. E parleremo di strumenti sia legati a Facebook che legati a Instagram. Come sempre, se non ci sentite, se avete domande per qualsiasi cosa, potete scrivere nella chat che trovate alla vostra destra, oppure vi ricordo che noi abbiamo WhatsApp Business. Che detto così sembra una roba pazzesca, in realtà è È un un WhatsApp WhatsApp normale, normale, solo che c'è dedicato alle dentro il link al nostro sito web. aziende. Esattamente, lo trovate in cima al sito web, esattamente, voi cliccate lì e mi si apre direttamente la chat qua nel caso ci fossero ulteriori problemi tecnici, perché oggi siamo stati abbastanza disagiati dal punto di vista tecnico. Iniziamo, vediamo se riusciamo a scorrere le slide. Io Paura! lascio la parola a Silvia. Qualcuno di voi la conosce, qualcuno di no, adesso Silvia si presenterà Piacere, sono Silvia. e dirà la sua esperienza nell'utilizzo dei social media e social media advertising. Quindi Come proviamo. diceva Max, in questo webinar vedremo soprattutto degli aspetti più tecnici per vendere prodotti tramite Facebook e Instagram. Qui vedete in quali parti è composto il webinar, vale a dire quali prodotti è facile vendere, quali invece è più difficile vendere, quali sono le sezioni e i tool, quindi gli strumenti che aiutano a vendere, come vendere su Facebook e Instagram senza e-commerce e come vendere con e-commerce. Vedremo appunto passo per passo come si installano e come vengono utilizzati questi strumenti per vendere prodotti su queste due piattaforme. Ma tu ti sei presentata? Se Allora, piacere, sono Silvia. ho capito che non hai detto che è praticamente 7 anni che lavori su Facebook Sì, Advertising giornalmente. dillo Va bene, tu dai. Sì. ok. Timidor. Sì. Allora, Ok, vado avanti. partiamo prima dalla situazione attuale dei social e cerchiamo di capire come sono messi, diciamo, Facebook e Instagram. Partiamo da Facebook. Facebook, vediamo se riesco a andare avanti le slide. Facebook è morto, sta morendo, non viene più utilizzato. No, non è così. Perché? Ci sono 300 milioni di utenti attivi e il pubblico pubblicitario ha perso sì 10 milioni di utenti giovani, ma ne ha acquistati tanti qua, altrettanti sopra i 55 anni. Quindi Facebook è tuttora attivo, è tuttora uno strumento con cui comunicare, uno strumento con cui vendere, solo con un target un pochino più alto di quello che c'era qualche anno fa. Ok, tenendo presente che comunque un utilizzo sta poi anche nelle fasce giovanili, c'è ancora quasi, Sì. cioè, poi dipende dalla persona. Soprattutto è il target 13-17 che non è su Facebook, ma è su altre piattaforme come Instagram, TikTok e altro. È un pochino aumentata la fascia degli over 55 che qualche anno fa non utilizzavano i social, invece si sono affacciati. Quindi sono solo dei cambiamenti, non sta andando a morire, anzi. E la domanda è, ma questi qua che adesso hanno 17 anni, Sì. che sono su TikTok, Sì. che faranno? Mica possono fare video musicali tutta la vita. Da qualche parte confluiranno. Prima o poi arriveranno all'utilizzo di altri social, quali Instagram e Facebook, perché non utilizzeranno per sempre TikTok a fare i Quindi video non su Instagram. preoccupatevi. Preoccupatevi solo se vostro figlio fa dei TikTok. Lì sì, c'è da preoccuparsi. Avanti. Sì. Quindi, invece, Instagram è utilizzato solo per mettere like alle foto? No, non funziona così. Anche Instagram ha la possibilità di sponsorizzare se non l'avete mai utilizzato e ha 19 milioni di utenti attivi in Italia con condivisioni altissime tutti i giorni, tanto che l'Italia e la Germania sono al decimo posto. Nel Tutti mondo, questi, sì, nel mondo.
tutte queste, l'80% degli utenti attivi su questo social segue anche il profilo di un'azienda. Questo significa che sì, è vero, si va a seguire cosa fa l'amico, cosa c'è durante le vacanze, però si seguono anche le aziende e qui è sempre un buon canale per comunicare. Ovviamente non tutti i prodotti sono facilmente vendibili tramite i social, adesso andiamo a scoprire quali. Se ci sono domande, escono qua. Sì, sì. Ok. Va bene, è rimasto un problema nella presentazione. Ok. Va bene, non è grave. Vendere i suoi social, chi può farlo? Queste informazioni sono da fonte Facebook. Facebook, proprietario della piattaforma Facebook ed Instagram, consiglia a chi commercia questi prodotti di utilizzare appunto i suoi canali per la vendita, cioè abbigliamento, accessori comprese borse e valigie, arredamento per la casa, articoli per neonati o bambini. Posso fare un inciso? Sì. Oggi parliamo di prodotti, quindi oggi ci stiamo concentrando sui prodotti e questi sono i prodotti che Facebook stesso consiglia, sì, perché è una cosa simpatica che queste mega aziende ovviamente hanno anche delle linee guida che quando vengono lette sono molto interessanti, sia Google che Facebook. Parleremo poi tra 2 settimane? No, 4. Così tanto? Cioè, il webinar si è ricevuto in 4 settimane. Ah, giusto, quindi fa 3 settimane. Ok. Circa. Sì. Tra 3 settimane circa parleremo invece di come vendere i servizi sui social, quindi tramite sempre Facebook, Instagram, probabilmente aggiungeremo LinkedIn e altri social per quanto riguarda il B2B. Quindi non pensiate che qua stiamo cercando di introdurvi all'argomento della vendita, tra virgolette, diretta, anche se parlare di vendita diretta poi dipende un po' dal prodotto. Però queste sono le categorie. Sì, queste sono le categorie che si avvicinano di più alla vendita diretta, perché non richiedono un grande investimento e la fiducia richiesta per l'acquisto di questi prodotti è bassa. Quindi Facebook consiglia a queste categorie di promuovere largamente la vendita sui social. Ovviamente queste sono le categorie che Facebook suggerisce. Ciò non significa che chi si occupa d'altro non possa vendere tramite Facebook. Probabilmente il processo d'acquisto sarà più lungo, quindi ci saranno delle campagne, delle azioni di marketing più lunghe per arrivare alla vendita. Queste sono quelle più semplici. In alcuni casi si può addirittura azzardare una vendita diretta. Perfetto, non ci sono domande. No. Quindi partiamo. Come si vendono questi prodotti e altri prodotti sui social? Primo modo, Facebook Shop. Qualcuno di voi ce l'ha? Vediamo. Se qualcuno di voi ce l'ha. Nessuno. O dormono tutti o si sono tutti per il caso. Puoi introdurre che cos'è il Facebook Shop? Facebook Shop è la versione più sviluppata della vetrina. Come funziona? Appunto, si ha la vetrina con tutti i propri prodotti, vendita al dettaglio, l'avete vista svariate volte, il prodotto con sotto la descrizione, poi ci sarà un esempio, descrizione e prezzo. Non è necessario un e-commerce per avere la vetrina, questa è una fortuna, perché io posso caricare dentro tutti i miei prodotti che commercio, dare tutte le informazioni, quindi la descrizione, una sorta di inventario, i colori disponibili, il prezzo, il saldo, se c'è uno sconto, e commerciare direttamente con i miei follower. Si imposta anche il negozio, quindi l'indirizzo, mail, tutto quanto, diventa un vero e proprio shop all'interno. Si collega al proprio conto corrente, quindi è possibile effettuare delle vere e proprie vendite all'interno e si può comunicare tutto questo tramite la propria pagina Facebook. Nella propria pagina Facebook all'interno nasce una sezione che si chiama vetrina e lì vengono inseriti, caricati manualmente tutti i prodotti. È molto comoda perché non serve un e-commerce esterno su cui caricare i prodotti e comunicare con Facebook. Sicuramente
non è dedicato a e-commerce di grandi numeri, perché caricandoli manualmente, quindi carico 15, 20, 30 prodotti a un conto. Se ho un magazzino di 2000 prodotti diversi, ci metto veramente tanto tempo a caricarli tutti su Facebook, perché non è così automatizzato come può essere un e-commerce. Però per una piccola impresa sicuramente è una grande soluzione. Tutto chiaro? Sì, vedo un sì. Non so se... Sì. Qualcuno se scrive? Sì. Ok, sono altri sì. Sono sì, si moltiplicano i sì. Perfetto. Questa cosa è molto carina, facilmente implementabile. Poi vedremo avanti che ci sono anche delle modalità, sempre senza e-commerce, che però sono un pochino ancora più avanzate. Questa qua è proprio per iniziare, magari per un negozio, sì, per un piccolo negozio o per qualcuno che in più vuole aggiungere. Puoi testare l'argomento. Esatto, perché adesso ci sono possibilità e non è un grande, non è un investimento economico, perché non richiede un posto per una Facebook Shop, e non è un grande investimento di tempo, perché appunto implementarlo su questi quattro passaggi molto veloci. Perfetto, porto la prossima slide. E qui, ecco, questo è un esempio di un Facebook Shop. Questa è una pagina che commercia abbigliamenti di montagna, e questa è la sua vetrina shop. Vedete tutti i prodotti e nel dettaglio, forse piccolo per voi, la descrizione con il costo e la possibilità di direttamente di acquistare da lì. E comunque l'impostazione è molto simile a un e-commerce. Tu parli della valuta di Facebook, dopo la accenniamo? O no? In che senso? La criptovaluta? No. Non ne parliamo. Comunque, molti di voi magari l'avranno sentito, Facebook entro quanto? Entro 2020? 20. Vuole creare la sua cybervaluta e quindi tutte queste funzioni probabilmente viaggeranno con pagamento diretto con la cybervaluta di Facebook, comprese però anche pagamenti. E Facebook e altre grandi aziende la utilizzeranno, quindi state annunciate le collaborazioni. Incluso il fantastico WhatsApp, ovviamente si venderà su WhatsApp. Si venderà su WhatsApp come con altre piattaforme tipo Telegram e WeChat. Che sempre in ottica di piccole e medie imprese è fantastico, perché noi vediamo che i nostri clienti lo usano molto, perché i loro clienti amano WhatsAppare con loro, proporre un prodotto, venderlo direttamente è proprio fantastico, perché non serve quasi più un'intermediazione web, anche se adesso stiamo semplificando un po' le cose. Va avanti? Ok, questa è la versione 2.0 della Facebook Shop, si chiama Commerce Manager. Appunto è la nuova versione, attualmente è solo disponibile negli Stati Uniti. Ma quando si dice attualmente è disponibile solo negli Stati Uniti per Facebook, è una questione di poco tempo, perché gli aggiornamenti vengono fatti continuamente, quindi arriverà anche in Italia e permette di vendere prodotti sia su Facebook che su Instagram con funzioni più avanzate rispetto al Facebook Shop. Cioè, permette di impostare le opzioni di spedizione, quindi i vari costi di spedizione in base alla spesa e alla zona in cui devono essere spediti, permette i resi, permette un inventario molto più articolato e permette anche un tracciamento più sicuro e attento dei, no, più sicuro, ma più attento dei pagamenti. Questa è una funzione molto comoda, perché permette di utilizzare sia Facebook che Instagram, mentre la vetrina non permette l'acquisto, la Facebook Shop non permette l'acquisto con Instagram. Sarà una funzione integrata appunto di tutte e due le piattaforme e si pensa in domani anche di WhatsApp. Neanche in questo caso è necessario un e-commerce, basta caricare tutto sulla vetrina e con queste funzioni si può acquistare tutto subito dal proprio cellulare. Ovviamente facendo delle campagne, questo stiamo dando un po' per scontato. Ne parlo dopo, okay. Nel senso, questi sono proprio degli strumenti per vendere, questo non è il metodo per portare gente a vedere i vostri prodotti, questo ve lo spiegherò poi. Qui è quando hai già una pagina con del traffico e ti serve uno strumento perché i tuoi clienti acquistino i tuoi prodotti, senza avere in questo caso un e-commerce esterno,
che per alcune aziende è un costo. Qui vi do un esempio di come funziona un e-commerce. Madonna, non c'è. Ma invece c'è dopo? Sì. Ok. Allora, Shopify. Shopify è un'applicazione. C'è una domanda. È necessario un'azienda o anche privati senza partita IVA possono vendere in questo modo? Dunque, c'è stata anche anticipata questa domanda tramite, lui, sì, tramite una roba, sai che io con una contabilità sono un mago. C'è stata anticipata anche questa domanda tramite Facebook oggi. E quindi la domanda è necessario avere un'azienda, quindi una partita IVA per vendere tramite questi strumenti? La risposta che abbiamo avuto anche con delle esperienze passate con il nostro cliente è che c'è un'area grigia fiscalmente che è legata al lobbismo, quindi si può, fino a quando l'attività è conformata come hobby, vendere senza dover avere una partita IVA. Vado a memoria, potrei sbagliarmi, però potremmo anche fare un intervento in futuro, un articolo con un... interpellando un commercialista, si può arrivare fino a un fatturato annuo massimo di 5.000 euro e la cosa richiesta è che comunque sia ci sia una trasformazione manuale dei prodotti, quindi non dovrebbe essere permessa, ma in molti casi è anche comunque così, la rivendita di un prodotto o di un manufatto che poi non viene comunque lavorato. Quindi questo business è pensato, non lo so, per chi fa cucito, per chi fa piccoli oggetti da regalo, piccole lavorazioni del legno e così via. In quel caso, previa una conferma del commercialista, si può lavorare senza partita IVA. Dal punto di vista Facebook, invece, tutte queste opzioni e tutti questi strumenti sono possibili solo con una pagina e non con un profilo personale. Uh-huh. È molto importante. Che comunque non vuol dire dover inserire una partita IVA. No, non assolutamente. Perfetto, se non ti abbiamo risposto, scrivi pure, comunque grazie per la domanda, è la seconda volta che ce la fate, quindi è una cosa, sì, è una cosa che bisogna approfondire. Ok. Ok. Un altro strumento per poter vendere i propri prodotti su Facebook e Instagram è Shopify. Shopify è un negozio integrato, comunica direttamente con la pagina Facebook tramite la tag negozio, caricando i prodotti nella propria area di Shopify, l'inventario e i prodotti si collegano direttamente alla pagina Facebook. Si collegano direttamente alla pagina Facebook e si possono acquistare. Qual è la differenza di valore aggiunto rispetto a Facebook Shop? Si possono creare dei buoni regalo, c'è il recupero dei carrelli abbandonati e si può acquistare anche la chat messenger. A differenza di Facebook, però, ha un costo perché è un'applicazione esterna e è a partire da $29 e il massimo che puoi richiedere è un 1% di commissione a prodotto. E tramite messaggio tu oppure il prodotto direttamente. E si può anche acquistare dentro la chat. Viene creato un vero e proprio e-commerce all'esterno di Facebook, come se fosse un sito web, e si può navigare. E questo e-commerce contemporaneamente comunica con la pagina Facebook e anche da lì si può acquistare senza uscire da Facebook. Questi sistemi attuano dei collegamenti con Facebook, possono essere creati anche con un e-commerce tramite il catalogo prodotti, poi vedremo, sì, alla fine della, sì, del tuo intervento. Esattamente. Però senza l'e-commerce. E non comunicano così direttamente. Per esempio, avendo un e-commerce proprio esterno, non si può incrementare la funzione di acquistare direttamente via chat. Perché questo in più? Perché Facebook e Shopify hanno una stretta collaborazione e quindi sono state riservate delle funzioni maggiori a chi utilizza queste piattaforme. Perfetto. Un esempio di piattaforma. Tantissimi brand hanno scelto Shopify, anche quelli grandi, proprio perché è una piattaforma molto sicura e molto funzionale. Un esempio di successo è Depuravita,
un e-commerce dedicato al benessere, producono succhi, zuppe, detox. Quando è nata era una startup molto piccola italiana di una ragazza, di una designer che viveva tra l'Italia e New York. Inizia a produrre questi succhi, chiede a un amico di svilupparne un sito web, ma così viene attirato un paio di volte. Viene a conoscenza di Shopify, Shopify diventa il suo e-commerce, grazie alla pagina Facebook acquisisce molti clienti, il brand diventa brand di successo, ne parlano le maggiori riviste e nell'intervista che Shopify ha fatto alla fondatrice, la fonte proprio Shopify, e dice di aver scelto Shopify anche se è una grande azienda adesso per la sicurezza della piattaforma, per la grafica e per la possibilità appunto di modificare tutte le funzioni facilmente senza aver bisogno di un programmatore costante come può essere un e-commerce. Il sito è ancora in Shopify? Di questa ancora azienda. In Shopify. L'ho visto adesso, l'ho scorso velocemente. Bel sito. Qui c'è solo la leader. Come vedete, sembra un vero e proprio sito, un e-commerce creato ad hoc. Invece in realtà è stato creato con un Shopify. Per $29 al mese vengono gestite tutte anche le transazioni con sicurezza, che è importante. E questa ha lanciato la sua startup in autonomia. Sì. Ok. Ha avuto solo dei problemi, doveva mettere il macchinario per produrre i succhi. E lo tenevo in cantina perché in cucina non ci sta. Cioè facevo in cantina questi succhi? Sì, adesso okay. Non credo che li faccia più in cantina. Vabbè, saranno stati al fresco, diciamo. Oddio, qua vedo cosa succede alla nostra presentazione. Ah, ok, abbiamo avuto un momento di... Ogni tanto abbiamo anche noi gli hackeraggi. Ok, BigCommerce è un'altra piattaforma, funziona come Shopify. Sono competitor da un sacco di tempo, entrambi sono partner di Facebook. La più grande differenza tra i due è che BigCommerce è collegabile anche ad Amazon ed eBay. Quindi permette contemporaneamente di aggiornare tutti questi profili e piattaforme con i propri prodotti. Aggiorno sul mio BigCommerce il prodotto, in automatico tutte le altre piattaforme ricevono le informazioni e modificano. In aggiunta... non lo so cosa sta facendo. Sto facendo una diretta Instagram. No, sono, dai, matta. Oggi sono un pochino disturbata. In aggiunta anche un SEO boost, quindi aiuta nella indicizzazione del proprio sito, sia su Amazon che il sito in sé. I costi sono simili a quelli di Shopify, a partire da $29, a differenza non c'è commissione. Entrambe le piattaforme sono riconosciute e partner Facebook, quindi sicuramente affidatevi. Ciao Chiara. Scusate il ritardo. Mi spiace che arrivi adesso e adesso. Sì, ma poi c'è la registrazione. Esatto. Se tu Chiara non lo sai, ma oggi praticamente siamo stati maledetti dalla tecnologia, quindi la registrazione di sicuro ci sarà, però incrociamo un attimo le dita perché abbiamo fatto un po' di magagne per esserci. Ok, BigCommerce appunto, molto simile a Shopify, differenza Amazon e eBay. E per chi ha provato ad aprire o gestisce un negozio su Amazon sa che è sicuramente un valore aggiunto averlo aggiornato automaticamente. Qui vi do un esempio di BigCommerce. Kickstart è un e-commerce che utilizza BigCommerce e vende circa per $200,000 al giorno. Direte è una grande realtà. Non è nata come una grande realtà, è nata come una startup di giochi giocattoli vari per bambini. La piattaforma è stata scelta proprio perché personalizzabile, può essere integrata con mille altre applicazioni come appunto Facebook e Amazon. Il fondatore dice abbiamo scalato da 15 ordini al giorno a 1400 in 7 ore grazie a BigCommerce. La fonte è BigCommerce. La fonte è BigCommerce. Però dici, c'è tutto tracciato. Sì. L'esempio di uno shop con BigCommerce è quello che
anche questo funziona esattamente come un e-commerce, come se fosse creato ad hoc. In realtà è una piattaforma molto facilmente implementabile e realizzabile. E integrandola, appunto, come diceva Silvia, con gli aggregatori d'offerta, diciamo che vi semplifica sostanzialmente l'utilizzo di diverse piattaforme, anche piattaforme, gli aggregatori come Amazon, con uno strumento soltanto, che non è poco. Ok. E risparmio il tempo e denaro per aggiornare. Tenendo presente che noi oggi stiamo guardando gli strumenti e non vogliamo far sembrare che sia tutto semplice, che da 15 a 1400 euro. Esatto. Sicuramente sono strumenti che possono aiutare, a differenza di postare la foto di un oggetto senza che l'utente abbia la possibilità di convertire. Esatto, così che scrivi qua, private message, così invece qui una persona che è abituata all'acquisto online con un click riesce ad acquistare il vostro prodotto e voi non avete tutto l'onere di dover costruire la piattaforma. Come spesso succede nelle piccole aziende, ho notato che su Instagram soprattutto, non essendoci la possibilità di acquistare, viene fatta con la ricarica del conto PayPal, mandami il link, prima mi paghi, invece queste sono piattaforme che possono aiutare senza una grande spesa. Sì, anche perché poi magari se il conto PayPal, eccetera, poi puoi anche perdere, no? Quando gli ordini sono un minimo numerosi, sì, di sicuro perdi, esatto, la faccia. Instagram Shopping, parlavamo appunto di Instagram. Premettiamo, su Instagram non è possibile attualmente in Italia effettuare acquisti senza avere un e-commerce. Instagram Shopping è la possibilità di pagare i propri prodotti all'interno dei post. È necessario però avere un e-commerce a monte con tutta la vetrina dei propri prodotti. Come si riconoscono questi post? Sono quelli che sotto hanno una borsettina. Cliccando sul post, quindi sulla borsettina, si vedono i prodotti taggati con il nome del prodotto e il prezzo. Cliccando sull'icona, sul tag del prezzo, si ha la possibilità appunto di andare ad acquistare sul sito web esterno, attualmente in Italia. Poi vedremo che i prossimi sviluppi saranno diversi. Come si possono creare? Avere una vetrina sulla pagina Facebook oppure avere un catalogo sul Business Manager. Anche questo vi spiegherò poi come funziona. Ricordatevi che Instagram attualmente non si può acquistare senza e-commerce, quindi è ancora un po' lunga. Oppure, come vedremo, ci sono delle applicazioni che possono aiutare. Qui vi do l'esempio di come funziona un shop di post. Questo sembra a sinistra un post normalissimo, tocca per visualizzare i prodotti, se io tocco per visualizzare i prodotti ho le informazioni del nome e il prezzo. Da lì poi posso cliccare sul prodotto e andare su un e-commerce esterno ed acquistare. Sicuramente sono ancora numerosi i click dell'utente su Instagram per effettuare un acquisto, ma questo verrà abbattuto con la prossima funzione che introduce Instagram. Attualmente già attiva negli Stati Uniti, cioè checkout shopping. L'acquisto direttamente dentro la piattaforma, cioè quando io clicco sul nome di quel papillon ho direttamente la possibilità di comprare. Ora è attiva da pochi mesi solo negli Stati Uniti, ha un numero limitato di brand, cioè quei brand di abbigliamento, di cosmetica, accessori che Facebook ritiene più adatti e idonei alla vendita su queste piattaforme. Infatti c'è Nike, MAC Cosmetics, Burberry, H&M, appunto di queste categorie. Sono previste anche collaborazioni con Shopify, quindi un indomani, quando sarà attivo in tutto il mondo questa funzione del checkout shopping, anche Shopify avrà una collaborazione, quindi non sarà necessario generare un vero e proprio e-commerce personale, ma tramite queste applicazioni gestire sia Instagram che Facebook in questo modo. Un esempio, ovviamente non in italiano, non negli Stati Uniti, perché da noi non è ancora attivo, è questa marca di cosmetici che ha acquistato autorizzato il checkout shopping
Questo è il post che si vede, in prima a sinistra è il post che si vede su Instagram con il prodotto taggato. Cliccando sul prodotto taggato si ha la descrizione del prodotto, quindi nome, descrizione, prezzo, possibilità di, delle varianti di prodotto. Checkout in Instagram, sì, prezzo, sì, c'è il costo, il pagamento e la spedizione. Questo sarà il futuro appunto di, della possibilità di acquistare su, su Instagram. Molto bello. Non, è da, non c'è ancora la data precisa dell'arrivo in Italia, ma sicuramente sono tutte cose che arriveranno a breve. Non, non capita quasi mai che, non mai che Facebook tenga un'opzione e non la, non la divulghi al resto del mondo, almeno che questa opzione non funzioni. Ma questo sicuramente avrà un perché. Ci sono domande? Mentre pensate alle domande, faccio solo una considerazione sul fatto che ovviamente per un percorso d'acquisto così breve o il brand deve essere noto oppure deve essere proprio una cosa, un valore economico non troppo elevato. Per esempio, il, tu lo conoscevi il brand, quello dei, dei papillon di legno, no? Che abbiamo mostrato? No. Neanch'io, penso che per acquistare un oggetto del genere, dei 19,90, uno può provarci, se la rischia. E già, a me non sembra un brand famoso. Grazie. Wood. Se già questo costasse 30-40 euro, probabilmente questo tipo di attività funzionerebbe magari solo con campagne di retargeting, se è mia opinione. Ok. Tutto chiaro, perfetto. Okay. A te il mouse. Procediamo. Marketplace. Qualcuno di voi l'avrà sicuramente utilizzata a livello personale, perché è una piattaforma di Facebook che permette di acquistare o vendere articoli. Attualmente questa funzione non è disponibile in Italia, però ho verificato che è disponibile in quasi tutta Europa, quindi arriverà anche a noi a brevissimo. Cosa manca in Italia? La possibilità per le aziende di avere, aprire e avere un vero e proprio negozio sul marketplace. È riservata a tre categorie: l'automotive, il settore immobiliare, soprattutto per gli affitti, e i rivenditori del settore e-commerce, quindi sempre quelli che prima ha citato Facebook, sono le categorie che preferisce. A differenza dei tool precedenti, questa si rivolge anche ai privati, quindi io privato posso vendere sul marketplace, come Massimiliano Angler, come Angler Marketing può vendere su marketplace. Sicuramente c'è bisogno di un e-commerce dietro, in quanto quando io pubblico un annuncio, questo annuncio si rifà a una pagina esterna per l'acquisto. Oppure, se vogliamo una versione sgraffata del tutto, pubblicate le foto dei vostri prodotti con il prezzo e poi la persona vi contatta. Sì. Però questa è veramente molto sgarruffata, sì, rispetto alle precedenti. Sì, è proprio quella più cantata. Sì. Basta attendere che arrivi la funzione in Italia e soprattutto per i settori automotive e quello immobiliare i dati sono, sono molto molto interessanti per questa piattaforma. Qui vi lascio un esempio di chi utilizza questa piattaforma, che è questa azienda che produce cappelli, è americana, grazie ad e-commerce, che è uno degli strumenti di cui vi parlavo prima, è venditrice anche su Marketplace. Qui vedete i numeri che grazie a Marketplace ha migliorato. 60% in meno della restituzione della merce, 23% di aumento degli ordini di acquisto, 22% delle vendite online generate dal marketplace e 31% di aumento dei ricavi grazie a questa piattaforma. Sicuramente perché si rivolge direttamente alle persone. Le persone vanno su marketplace quando vogliono acquistare / vendere qualcosa. A differenza di quando uno sale su Facebook
e non è lì solo per acquistare, anzi è lì per vedere cosa fanno gli amici, per parlare con gli amici, per condividere i propri pensieri. Questa zona di Facebook invece è dedicata alla vendita, quindi sicuramente darà dei frutti migliori rispetto a una semplice pagina Facebook o a un negozio sulla pagina Facebook. È chiaro? Sì. Vedete l'esempio del marketplace. Come funziona? Come una vera e propria vetrina? Si può andare nel dettaglio a vedere il prodotto e da lì effettuare l'acquisto. I capelli facili, vabbè, facili da indossare. È un po' particolare, però sono capelli. Qualcuno sta scrivendo? Sì. Entra in concorrenza con Amazon e eBay, che differenze ci sono? Entra in concorrenza, sì, con Amazon e eBay. Soprattutto, attualmente, per come è, più con eBay che con Amazon. Perché la vendita dei privati su Amazon è pari a zero, no? No, qualcosa di usato poi vendita. Ah, ok. Ma è bassissimo. A differenza di eBay, invece, che si muove soprattutto sui privati. Sì, entrerà in concorrenza più con eBay che con Amazon. Tenendo presente che dipende dal processo di acquisto del prodotto che state trattando. Quindi Amazon è anche diventato un motore di ricerca di prodotti. Questo significa che se le persone magari sono abituate a cercare il vostro prodotto su Amazon, forse mi viene da dire sarà più difficile intercettarle su Facebook. I cappelli, per esempio, potrebbero essere una cosa adatta, credo, ma adesso questa cosa ancora non è stata rilasciata, però forse anche localmente potrebbe avere un buon impatto, nel senso, cioè, vedo una, sì, in concorrenza, ma una cosa un po' diversa, con un pubblico diverso. Quello che si fa di solito è cercare di capire dove le persone sono abituate a andare a informarsi o acquistare i prodotti che voi volete proporre e partire da lì, più che scegliere la piattaforma in base alle caratteristiche, perché questo rischia di essere controproducente. Sicuramente noi adesso in Italia non abbiamo dati su quali sono le persone che frequentano il marketplace, perché le aziende non hanno ancora un vero e proprio accesso. Quindi possiamo sapere che i privati vendono le loro cose usate su questa piattaforma, ma cambierà sicuramente l'utilizzo quando anche le aziende potranno avere un vero e proprio spazio dedicato. Perfetto. Paolo? Sì. Anche perché siamo a 38 minuti. Amazon è una garanzia per il cliente con questo marketing? In che senso quali garanzie ci sono? Beh, la garanzia è la piattaforma Facebook, quindi assolutamente fidata. Sì, però credo la facilità del reso e così via, questi ancora non ci sono nel marketplace. Quindi il reso che no, perché deve essere gestito esterno. Deve essere gestito dal fornitore, sì. Infatti, secondo me, Amazon all'inizio non sarà un competitor. È un modo diverso per andare a intercettare un pubblico, è logico che non può essere l'unico, cioè in questo caso qua stiamo parlando di strumenti per iniziare, anche Amazon, che però non fa parte degli argomenti che trattiamo oggi, può essere un modo per cominciare a testare la vendita di un prodotto, tenendo presente che probabilmente la guerra si sposterà su delle attività diverse, quindi cercare di avere recensioni, cercare di prendersi un prodotto che magari non è già nella top list del suo settore, quindi è raggiungibile e così via. Mentre credo, parere mio, che per una piccola e media impresa l'utilizzo dei social, eventualmente con social commerce, che è quello di cui stiamo parlando oggi, sia un quanto meno più tutelativo nei confronti dell'universo mondo, perché poi su Amazon ci si fa scontare veramente con anche produttori che vendono direttamente. Ah, io mi immagino
una piccola media azienda che apre il suo e-commerce come e-commerce perché non vuole affrontare la spesa di creare un vero e proprio e-commerce e ha il posizionamento marketplace Instagram e Amazon, e a tal punto non usufruisce di tutti e testa cosa vede, dove vende, dove vende, se non ha la possibilità di effettuare delle vere e proprie ricerche per capire dove i suoi clienti navigano e si muovono, può testare semplicemente con i posizionamenti della piattaforma esterna su cui fa affidamento. Sì. Perfetto. Ok. Abbiamo quindi risposto anche a Marco. Mm-hmm. E sono andato avanti anticipando. Sì, no, giusto. Ultimo, ma non sicuramente meno importante, sono le inserzioni. Le inserzioni sono sicuramente il metodo per chi ha un e-commerce per portare traffico al proprio sito. Traffico anche di qualità, perché permettono tramite dei pubblici specifici, dei pubblici personalizzati, di portare le persone sulla propria pagina, sul proprio e-commerce, dalla pagina Instagram e dalla pagina Facebook. Questo cos'è? Come funzionano? Ci sono due tipologie di inserzioni che puntano alla vendita. Quelle con l'obiettivo conversione sul sito web, cioè delle campagne che da Facebook e Instagram spingono gli utenti, portano gli utenti a scoprire di più, ad acquistare ora e quindi navigare il sito web, grazie ovviamente a Pixel. Queste conversioni, questi click, queste visite al sito vengono tutte tracciate e possono essere appunto monitorate grazie al Pixel. Se non sapete cos'è, quindi tutti sapete cos'è il signor Pixel di Facebook? No, non abbiamo bisogno sulla risposta. No, scherzo. Ok, perfetto. No. Esatto, il Pixel è semplicemente un codice che funziona come uno strumento per la raccolta dei dati, che consente appunto di misurare quanto le vostre campagne funzionano. Questo codice viene abbinato al proprio business manager e installato sul sito web e traccia quante persone dalle campagne effettuano determinate azioni, quindi aggiungono al carrello, visitano una pagina, compilano un form. Questo appunto vi permette di creare dei pubblici personalizzati di persone che visitano il vostro sito e tutte queste cose e tenere traccia appunto delle campagne. Io aggiungerei solo, quindi si può interrompo totalmente. Sì. Che potete anche tracciare chi non viene dalle campagne, quindi lui traccia in generale tutto il traffico del sito web, quindi in questo caso abbiamo il focus sulle campagne, però sì, in generale c'è anche associato uno strumento di analytics che gli permette di analizzare uno strumento magari alternativo a Google Analytics, il traffico del sito web, ma soprattutto di lavorare su pubblici che sono persone che visitano il sito in generale e così via. Permettono anche, per esempio, di determinare quanto tempo gli utenti passano sul sito. Quindi magari io voglio effettuare delle campagne solo per degli utenti che stanno pochi minuti sul mio sito, perché capisco che sono interessati, ma magari non acquistano. Questo pixel permette appunto di definire queste persone. Ovviamente non darà nome e cognome di queste persone. Creerà dei pubblici di persone a cui io posso rivolgermi quelle campagne. Un esempio, io sono andato poco fa sul sito di Depura Vita. E adesso giusto? Hai Depura Vita. Adesso ho su Instagram un remarketing di Depura Vita che è stato fatto esattamente con i pixel. Perché ha tracciato Massimiliano che ha visitato il sito e quindi lo sta inseguendo con delle campagne. Secondo me in questo caso è quasi un po' esagerato, nel senso che non so manco chi sono, era la prima visita al sito web, potevano anche farmi, cioè, spiegarmi chi sono. Ok. La seconda tipologia di inserzioni che permettono alla vendita sono la vendita dei prodotti del catalogo. Concordo con l'esagerazione. No, non esagerato che hanno fatto questa cosa che mi sembra legittima, ma il contenuto effettivamente portarmi subito a un acquisto, forse no, a prima vista. Sono un disturbatore praticamente. Sì, è vero? C'erano tutte le robe già di tecnologia che non funzionava. E continuo a fare. Perché poi adesso stavo ragionando sul secondo te il percorso è troppo lungo, invece per me no, perché sono dei succhi.
Sì, lo so, però va bene che io sono su Copilo, però non ho veramente idea di chi siano. Sei magari... stato sul sito, hai letto? No, non io non sono una promoter di Detroit. Sono stato sul sito 15 secondi e poi sono uscito. Doveva mettere più tempo, come dicevo prima. Sei stato sul sito 5 minuti. Ci sono 15 secondi, prima che tu me ne hai parlato, magari eravamo sul tram. Qualcuno ci suda che ce la discutiamo. Ecco, basta, sono tutti con Max, io l'acquisto compulsivo. Ok. Allora, secondo la tipologia di campagne sono a vento dei prodotti, quindi grazie al catalogo prodotti è possibile gestire un'efficace campagna di remarketing mirato. Cosa vuol dire? Sulla pagina Facebook Abbasso Depura Vita, ecco, adesso quella di Depura Vita mi chiamerà e mi senti, parla d'altro la prossima volta. Come la, allora la conosce, ecco perché, no, la, ecco perché hai fatto questo caso. Mi piaceva che dei esempi ci sono, che erano arrivati. Come funziona il remarketing mirato? Sempre grazie al pixel, chi visita il mio sito web e mette nel carrello o visualizza determinati prodotti, io posso riproporre sui social direttamente il prodotto che lui ha visto, con la possibilità di acquistare. Mi sarà successo di andare su un sito, mettere nel carrello, vedere una determinata cosa e rivedervi poi il prodotto proprio riproposto come post in fianco sui social. Questo è il remarketing, retargeting mirato. La possibilità di inseguire chi è stato sul vostro sito e non ha acquistato, ma inseguendolo, riproponendo appunto il prodotto. Si consiglia un remarketing non come Depura Vita a chi ha visitato solo 15 secondi, ma a chi è stato più tempo sul sito e ha messo magari un prodotto nel carrello e poi non l'ha acquistato. Quello è il massimo. Excel, ok. Inserzioni, due esempi di successo. La fonte è Facebook. Una è un e-commerce di accessori che ha fatto delle campagne di conversione invece che delle campagne inserzioni ottimizzate per click. Non so quanto siate pratici di campagne Facebook. Le campagne Facebook hanno vari obiettivi. Uno di questi è il traffico ottimizzato per click al sito web. Farei lo spottone, interrompendoti ancora così all'improvviso. Certo. Sul nostro sito, sotto la sezione Academy, c'è l'accesso a un corso di 8-9 video. 9 video gratuiti, nelle quali si accenna anche a questi concetti, quindi c'era anche un discorso sulle tipologie di campagne, se non ricordo male. Secondo me sì. No, sì, c'era, tutte c'era. Le campagne le abbiamo lette. Quindi okay. Scrivete, esatto, grazie, ma non solo, sì. Anticipiamo che a ottobre ci sarà un vero e proprio corso, faremo un fisico. Corso fisico di 2 giorni, di un weekend, dedicato soltanto all'uso di Facebook, quindi strategia più advertising a Bergamo. Anche qui trovate delle informazioni sul sito web, ovviamente non sono ancora complete, perché noi non abbiamo ancora avuto tempo di scrivere tutto il programma, eccetera, però tenete a mente. A breve arriverà. Fine della vendita di pentole. Ok, esatto. Commerciale. Esempio di successo nei commerci accessori. Ha utilizzato la campagna di cui vi parlavo prima, quindi campagna di conversione, che si è rivolta a delle persone propense all'acquisto sui social. Cosa è successo? 3,3 volte superiore il ritorno della spesa pubblicitaria, 22% di aumento delle vendite e 18% inferiore il costo per acquisto per le inserzioni. Possono funzionare. Fonte Facebook, quindi dovrebbe essere abbastanza affidabile. Un altro esempio di successo è un e-commerce che crea delle magliette. Grazie alle inserzioni dinamiche del catalogo, vale a dire posso presentare i prodotti a chi è già stato sul sito. A me presenta la maglietta che ho messo nel carrello io, a Max presenta la maglietta che ha messo nel carrello lui. Cosa è successo? Cambiando la tipologia di campagne, aumento del ritorno della spesa pubblicitaria, aumento del ritorno. Sì, cioè in percentuale e quante volte, e riduzione del costo per acquisizione.
Questi sono due esempi che potete vedere anche sulle storie di successo di Facebook, cioè la parte più di apprendimento che c'è nella parte di Facebook. Sono tutte documentate. Pagina successiva, la cosa che preferisce. Come vi dicevamo prima, non sempre è possibile acquistare direttamente, cioè acquistare, vendere direttamente gli oggetti, soprattutto se richiedono una spesa, una certa fiducia. Esiste quindi un funnel, cioè sono i diversi step che l'utente compie a partire dalla prima interazione con un brand fino alla conversione, cioè l'obiettivo finale dell'acquisto. Il processo lungo il funnel è quello di trasformare i lead in veri e propri clienti. Ve l'ho riassunta, ma per farvi capire che magari i succhi li posso vendere direttamente, ma se ho una casa di accessori molto costosi, ci saranno sicuramente dei motivi per cui il cliente non acquista in primo ordine, ma devo prima presentargli il mio brand e pian piano portare la conversione. Vi ho fatto un breve riassunto di come funziona il funnel su Facebook. Questo, se lo conoscete, sono appunto gli obiettivi delle campagne. Nella prima parte del funnel, cioè quando i clienti non li conoscono, le campagne consigliate da fare sono quelle che riguardano la notorietà del brand e la copertura. Appunto, per spiegare a chi non vi conosce di cosa vi occupate, quali sono i vostri valori e quali sono i vostri prodotti. In questo momento non si vende, si racconta appunto tramite contenuti interessanti. Una volta raccontato alle persone che cosa faccio, mi rivolgo a loro con dei contenuti ancora più approfonditi. Facebook consiglia dei video. E qui appunto sono nella fase di considerazione. Qua posso portare traffico sul mio sito, chiedere agli utenti di interagire con il mio post, farli visualizzare dei video o generare dei contatti in cambio magari di informazioni, una paper, queste cose. Non è ancora il momento della vendita. Sto parlando a qualcuno che mi conosce, sa di me, ma non è ancora pronto a acquistare. Terzo step è quando uno è pronto a acquistare, cioè è pronto alla conversione. Queste sono le tre tipologie di campagne che io posso attivare quando ho parlato a persone che mi conoscono. Quindi conversione, guardo gli utenti sul mio sito web e chiedo di acquistare, vendita dei prodotti del catalogo e quella che vi spiegavo prima, personalizzata con tutti i prodotti, traffico nel punto vendita è rivolta a chi non ha un e-commerce e dopo aver fatto tutti questi passaggi si rivolge alle persone vicine sul territorio fisico proprio che possono entrare nel negozio ed acquistare. Questo è un breve riassunto del funnel, soprattutto come si sviluppa su Facebook e come Facebook l'ha impostato. Gli obiettivi di queste campagne sono da rispettare per ottenere ovviamente, per arrivare alla vendita tramite gli strumenti di cui abbiamo parlato prima. Perfetto, direi che soltanto con 5 minuti di ritardo abbiamo un po' trattato gli argomenti di oggi, quindi ci siamo focalizzati prevalentemente su strumenti magari per chi non ha un e-commerce. E quest'ultima parte, diciamo che un po' la riprendiamo sul nostro blog, un po' la trattiamo nei corsi, anche perché è molto approfondita e poi dipende un po' da settore a settore. Okay. Se avete domande, parlare ancora due ore, se avete domande, siamo a disposizione. Se no, le potete porre nei prossimi giorni nel nostro gruppo Facebook. Ok. Che stiamo cercando di portare dal deserto dei Tartari a un deserto un po' meno tartaresco, non so. Sì, il Sahara, con qualche beduino. Esatto, con qualche oasi, con qualche palmetta, grazie al lavoro di Francesco, che è là nell'ombra che si cimenta su queste cose. Se no, ci trovate sui soliti canali, vedo che domande non ne arrivano. Devo segnare. Sono tante informazioni, sì.
Ok, quindi ricordatevi che il consiglio è utilizzare questi strumenti per testare. E, se abbiate un e-commerce, se non ce l'abbiate, quindi per testare un mercato senza fare un investimento molto elevato, e quindi riuscendo a guardare se proprio i clienti comprano i vostri prodotti facendo un test reale. E io vorrei anche ricordare che i clienti non vanno su Facebook e Instagram per acquistare, vanno su queste piattaforme per social. E poi possono conoscere dei brand e acquistare, ma questa è una cosa secondaria. Sì. Salvo che abbiate un prodotto fantastico, super attrattivo, unico, particolare, o che già vi conoscano. Sì, sì, sicuramente, sì. Però l'intento di chi frequenta i social non è acquistare. No, prima generalmente. Grazie. Grazie, perfetto. Ciao a tutti. Noi adesso torniamo a gestire l'hackeraggio generale della nostra si spengono anche le luci. Buon pomeriggio e a presto. Noi ci terremo un altro webinar il prossimo, è l'11, quindi sì. L'11 luglio questo webinar sarà col nostro collega Andrea, che sarà rivolto allo studio del cliente, quindi all'utilizzo delle ricerche di mercato per capire il processo d'acquisto del cliente, perché noi parliamo sempre di questo processo d'acquisto, però poi alla fine in azienda uno dice sì, ma come faccio il questionario, quali cose domando, posso avere informazioni sul prezzo, posso avere informazioni sul prodotto, quindi tratteremo un po' quest'ambito che spesso viene sottovalutato perché è un pochino più complesso. E poi ci rivedremo ancora con Silvia, come anticipato prima, per invece parlare tra un discorso simile a oggi, però per quanto riguarda la vendita di servizi, quindi servizi alla persona, servizi come consulenza e così via. E così via. Niente, noi torniamo nell'afoso pomeriggio. A grazie, presto. Ciao. Ciao, ciao.